Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Coronavirus, i dati dicono che i contagi continuano ad aumentare. Sono 642 i nuovi casi in 24 ore, è il numero più alto da maggio. 7 morti contro i 4 di martedì, in crescita anche i tamponi. 71.000, quasi 20.000 in più di ieri. In Lombardia un più 91, in Emilia Romagna un più 76, maggiori incrementi di contagiati appunto. Questi sono i dati del Ministero della Salute. Coronavirus sta aumentando la carica virale, il virologo Broccolo e l'infettivologo Galli dicono che è il segnale di molte nuove infezioni. Se tra fine luglio e i primi di agosto la carica virale era inferiore a 10.000, attualmente si rilevano casi di oltre 1.000.000. L'appello di Conte, dice PD e Movimento 5 Stelle divisi alle regionali, sarebbe grande occasione sprecata. In politica si mette prima l'interesse dei cittadini. In Puglia e nelle Marche presentarsi divisi espone al rischio di sprecare una grande occasione. Una sinergia anche a livello territoriale può imprimere una forte spinta per realizzare le strategie del Green Deal, un obiettivo tra i tanti, quindi la transizione energetica che è assolutamente priorità per la Puglia, insomma, si pensa anche a Taranto. Ricerche di Gioele, trovati i resti umani e una maglietta da bambino, specialisti al lavoro. Al 90% si tratta del figlio di Viviana Parisi. La svolta su cui si attendono conferme è arrivata nel corso della mattinata. Alle ricerche si sono uniti un centinaio di volontari dopo l'appello pubblicato su Facebook da Daniele Mondello, marito della DJ. I resti del corpo sono stati rinvenuti sotto a un rovo insieme a una magliettina da bambino poco lontano dal luogo in cui è stato identificato il cadavere della donna l'8 agosto. A fare il ritrovamento è un ex carabiniere di 55 anni. Treno deragliato a Carnate, insomma il macchinista e il capo treno non erano a bordo, in viaggio per 6 km senza guida, ferito l'unico passeggero. I sistemi di sicurezza dell'infrastruttura gestita da RFI sono entrati subito in funzione e hanno instradato il treno verso il binario tronco della stazione di Carnate dopo 6 km di viaggio senza guida. 3 carrozze si sono rovesciate e hanno invaso la strada che corre accanto alla linea ferroviaria. Notizie da Treviso e dal Veneto. Lotta agli ecofurbi a Treviso, sanzionato una donna fiera. Alla fine le indagini hanno dato esito positivo. Nella giornata di ieri una residente di 48 anni che abita in via Canal, a pochi metri dal luogo dell'abbandono, è stata sanzionata con 800 euro di multa. Ex caserma Serena, arrestati i 4 responsabili della rivolta di giugno. Nei loro confronti c'è anche l'accusa di sequestro di persona per avere rinchiuso in una stanza e minacciato un'equipe medica intenta a fare i tamponi. Motociclista di Motta di Livenza investito e ucciso da un camion in provincia di Udine, il mezzo pesante non si è fermato. La dinamica è al vaglio degli agenti che stanno ricercando eventuali testimoni che possono aver visto l'incidente e il mezzo pesante che si è allontanato. Si tratterebbe di un telonato verosimilmente blu. Il provveditore Sardella dice scuola a Treviso si riparte ma per alcuni ancora didattica a distanza. La dirigente provinciale Barbara Sardella fa il punto della situazione, dice supplenti da selezionare sugli spazi e corsa contro il tempo. Minacciato e rapinato in spiaggia a Ferragosto, la vittima è un 14enne, il giovane di Oderzo. In vacanza a Bibione stava rincasando quando è stato fermato da 4 ragazzi che sotto la minaccia di un coltello gli hanno rubato lo zaino. E adesso passiamo alle notizie dal Friuli Venezia Giulia. Diamo subito la parola alla nostra corrispondente Sabrina Ciccotti. Truffa Romance di Sonso, in provincia di Gorizia. Due persone originarie della Lombardia sono state denunciate per truffa aggravata ai danni di alcune persone anziane. Le indagini erano partite a luglio dopo la segnalazione di alcuni episodi in cui due imbroglioni si erano presentati come collaboratori di una società attiva nella sicurezza domestica e avevano convinto gli anziani ad acquistare un rilevatore di gas imposto da una sconosciuta direttiva europea. Veniva sottoscritto un contratto che richiedeva il pagamento in contanti di 299 euro, dopo aver appeso al muro l'apparecchio senza ricevere nessun consenso in merito.
In caso di assenza di contanti, veniva anche richiesto il pagamento tramite POS, ma senza il rilascio di alcuna ricevuta. I carabinieri di Gradisca di Isonzo sono risaliti ai due truffatori e hanno sequestrato diversi dispositivi, constatando che si trattava di semplici rilevatori di fumo del valore di poche decine di euro. I cittadini coinvolti sono pregati di rivolgersi ai carabinieri per segnalare la truffa subita. È tutto, Sabrina Ciccotti per Radio Science. Bene, cari amici, adesso riprendiamo le notizie sempre del Friuli Venezia Giulia. Schianto a Maiano tra un'ape e una moto, morto un centauro, una tragedia poco dopo le 9.30 lungo la regionale 463, lungo la direttrice che porta a Osoppo. Nulla da fare per un 49enne di Motta di Rivenza, tragedia poco dopo le 9.30, come dicevamo, in comune di Maiano, appunto lungo la direttrice che porta Osoppo, all'altezza della progressiva chilometrica 4.800. Scuola in Friuli Venezia Giulia al via i test Covid su docenti e personale. Da lunedì 24 screening sierologico su base volontaria per 16.500 insegnanti, ATA, operatori comunali o delle cooperative. Da lunedì 24 agosto fino a lunedì 7 settembre si svolgerà in Friuli Venezia Giulia lo screening sierologico rivolto a tutto il personale docente e non docente di tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado e degli istituti di istruzione e formazione. Le attività prevedono misure definite di concerto con il Ministero della Sanità. Fermato con 23 migranti stipati nel furgone, la Polizia di Stato di Trieste ha arrestato il passeggero, un cittadino ucraino 47enne, è finito in manetto appunto per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Trasportava, come dicevamo, 23 migranti ammassati in un furgone in entrata dalla Slovenia. Scontro automotorino grave, lo scooterista, incidente questa mattina lungo la provinciale 35 tra Asgonico e Prosecco. Il grave incidente appunto al confine tra il comune di Sgonico e Prosecco all'altezza del centro Lanza. Mancavano pochi minuti alle 11 quando per causa in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Trieste, che è intervenuta per rilievi e viabilità, si sono scontrati uno scooter e una vettura. Trascinata dalla corrente nel torrente Arzino, ennesimo intervento di soccorso nella zona. Pompieri e SAS hanno recuperato una donna che era già in ipotermia. Ennesimo intervento di soccorso nella forra del torrente Arzino. Alle 10.40 è arrivata una chiamata al 112 per una donna che, sottovalutando il pericolo, è stata trascinata dalla corrente un centinaio di metri più in basso rispetto a dove si era immersa. Da lì è impossibile risalire, appunto, a causa della forza delle acque. Cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.